Benvenuti ragazzi, nuovo video. Oggi è uscito Road to Pro, 8 settimane alla vittoria, il nostro programma che ci ha permesso di vincere la Pro Card in NBB ed è online, è qua, potete scaricarlo qua sotto nel link e in questo video ve ne parlerò un pochetto. Allora, partiamo dal presupposto che il titolo è assolutamente provocatorio, nel senso che non vogliamo dire che per andare in gara, per raggiungere un determinato risultato, dovete far così. Questo anche perché ci siamo spinti un po' all'estremo, siamo un po' usciti dai canoni con questa preparazione, quindi non è sicuramente una preparazione classica per la gara. No, in realtà Road to Pro ha due principali scopi. Il primo scopo è quello di carattere formativo, nel senso che vogliamo semplicemente dire quello che abbiamo fatto, ossia siamo arrivati a questa condizione partendo da questa condizione di partenza, quindi da A a B, e per raggiungere questo risultato abbiamo fatto questo. Quindi è un programma assolutamente dettagliato e per ogni settimana viene spiegato esattamente tutte le modifiche che abbiamo fatto al programma e logicamente il motivo di determinate scelte, il perché abbiamo deciso di seguire vie non consone, non tradizionali, e ovviamente per un tecnico da un punto di vista professionale è un bagaglio molto interessante, più che altro per sapere che si può fare anche così, ci sono anche queste alternative, quindi questo è ovviamente lo scopo principale con cui abbiamo divulgato questo programma. E il secondo scopo, altrettanto importante, è quello di riapplicarlo, quello più comune per un programma di allenamento. Ora voglio però essere chiaro fin da subito, nel senso che questo programma non è pensato per essere stampato e riapplicato poi in palestra, e in realtà questo non era neanche lo scopo di Zeus, era, ma mentre questi altri due programmi sono stati pensati per essere effettivamente riapplicati con degli aggiustamenti, questo perché hanno un database di più di 180 allenamenti che viene spiegato come poi andare a impostare e gestire per comporre la propria split di allenamento sulla settimana, sul mesociclo e sull'anno intero, quindi la nostra programmazione annuale, questo programma tutto questo non lo ha, è un programma preimpostato su un altro atleta, ha avuto quei risultati su quell'atleta, su quella persona, e non potete logicamente sperare che faccia altrettanto su di voi, soltanto perché il programma è Essere Magico. No, però se ci seguite, se seguite i nostri video, ci seguite su Instagram, eccetera, avete sicuramente gli strumenti per interpretarlo, riadattarlo su di voi e prendere tanti spunti differenti. Quindi per esempio utilizzo soltanto alcuni workout sporadici che sulla carta mi interessano, mi piacciono e vado a provare questi stimoli, queste sensazioni, oppure di nuovo vado magari a utilizzare soltanto la programmazione delle gambe o soltanto quella delle spalle, riadatto un po' il resto, o di nuovo utilizzo lo stesso programma però riadatto un po' il volume e l'intensità su quelle che sono le mie necessità. Queste sono tutte strade percorribili, plausibili, però di nuovo sono assolutamente chiaro su questo, non pensiate che il programma sia pensato per questa applicazione, quindi dovrete voi fare un lavoro aggiuntivo per riadattarlo, possibile ma comunque abbastanza impegnativo, ma se ci seguite sono sicuro che questa sfida vi piace. Comunque detto questo, adesso proverò a parlarvene in maniera abbastanza generica, affrontando settimana in settimana tutti i cambiamenti che abbiamo fatto. Per tutti i dettagli ovviamente c'è il programma qua sotto scaricabile, e detto questo andiamo alla prima settimana. Allora, ho il programma qua, quindi cerco di rielencarvi quelli che sono i bullet point che abbiamo proprio impaginato e segnato nel programma, così vi porto proprio nel vivo di quello che sarà Road to Pro. Allora, prima settimana, condizione di partenza, dovevamo vedere quella che era la condizione e il tempo che avevamo ovviamente a disposizione. Primo punto, la massa grassa era alta, eravamo troppo alti di massa grassa e 8 settimane sono obiettivamente poche, quindi la prima cosa che ci si poneva davanti era la necessità di andare veloce, di correre veloce, quindi impostare sin da subito un deficit abbastanza importante. E questo deficit abbiamo deciso di impostarlo sia da un punto di vista alimentare, però non siamo scesi troppo in realtà anche con l'entourage dei nostri collaboratori, perché è stato assolutamente un lavoro di squadra questa preparazione. Abbiamo deciso di non scendere sotto le 1400-1300 calorie minimo, quindi per tutta la preparazione abbiamo tenuto comunque un input calorico decisamente abbondante, decisamente interessante, soprattutto considerando quella che è la BF finale che abbiamo raggiunto, che era veramente veramente bassa. Quindi questa è stata una prima impostazione. Abbiamo invece deciso di puntare per creare deficit soprattutto sull'allenamento, questo perché il background dell'atleta ci diceva che potevamo permettercelo. Quindi per aumentare il deficit abbiamo sin da subito impostato una routine che prevedeva 3 volte a settimana le gambe divise per quad, glutei e femorali, o meglio focus quad, focus glutei e focus femorali, poi l'upper richiamato nei diversi giorni, allenamento di 6 volte a settimana con cardio pomeridiano, che era in realtà impostato in maniera un po' particolare, ossia era un cardio sullo Stairmaster con una preattivazione di glutei e di polpacci. In questo modo non si trattava di cardio blando, di buttare calorie e bruciarle così a vuoto, ma davamo ulteriori stimoli di crescita o quantomeno di conservazione della massa magra ai distretti che più ci interessavano. E questo ci introduce un altro punto, ossia che la condizione era difficilmente inquadrabile in una categoria, ossia c'era una sproporzione dell'upper rispetto al lower, che era veramente
veramente veramente indietro, e quindi ovviamente dovevamo cercare di far rientrare l'atleta in una categoria specifica. Ora abbiamo scelto come categorie doppia categoria, ossia la figure e la physique. In realtà poi quando ci siamo visti il giorno della gara abbiamo visto che non rientrava in nessuna delle due, d'anzi era forse più in termini di volume da bodybuilder, e questo è il motivo per cui abbiamo deciso di portarla sul palco parzialmente depletata, quindi meno voluminosa possibile, proprio per permetterci di rientrare in categoria. Ora, questa era la condizione della prima settimana, abbiamo impostato così la split e abbiamo visto e analizzato quella che è la risposta. Da un punto di vista alimentare abbiamo impostato una cycling di carboidrati, grassi fissi, e questo è stato. Abbiamo a questo punto interpretato la risposta. Tra parentesi, abbiamo impostato un esercizio madre all'interno di ogni seduta più o meno per valutare l'andamento della performance. Perché questo? Perché volevamo vedere quanto reggesse lo stress generale. Ovviamente questo è un indice molto importante e molto affidabile, perché appena vedevamo che la progressione sull'esercizio madre calava, c'era un calo di performance su questo esercizio indice, allora potevamo renderci conto in maniera abbastanza precisa che forse stavamo esagerando, forse era il caso di rallentare, e difatti così è stato, ma lo vedremo tra un attimo. Seconda settimana avevamo già perso un po' di chili e l'andamento era buono, dovevamo comunque tenere alto il passo, quindi continuare ad aumentare il deficit. Non potevamo assolutamente permetterci di intervenire in alcuno stallo, proprio perché erano poche le settimane che ci distanziavano dal giorno della gara. Quindi abbiamo deciso di aumentare il deficit intervenendo sempre sul cardio, lasciando l'alimentazione invariata. C'è stato un aumento del cardio, la split e il volume di allenamento è rimasto invariato, assolutamente, perché c'è stato un ottimo feedback da parte dell'atleta. E oltre a questo abbiamo deciso come unica cosa di ridurre un po' il volume sul capo mediale del deltoide, perché era molto molto importante, molto avanti ed era un po' fuori categoria e faceva perdere l'armonia e le forme e le proporzioni, e abbiamo aumentato un po' il volume sul capo posteriore per le pose di back e sul capo anteriore per dare un po' più di rotondità alla spalla, ma c'era proprio una sproporzione sulla posa frontale. Quindi abbiamo fatto questi aggiustamenti e così è andata anche la seconda settimana. Ok, terza settimana il peso continuava a scendere e la performance sugli esercizi madre addirittura aumentava, quindi stavamo andando benissimo. Abbiamo deciso di lasciare grosso modo il volume di allenamento invariato. L'unica cosa, abbiamo ancora un po' diminuito il volume sulle spalle, ridistinguendolo su altri stretti, proprio per cercare di recuperare queste proporzioni muscolari, e d'altro canto abbiamo mantenuto il cardio invariato. Ecco, siamo intervenuti invece sull'alimentazione. Che cosa abbiamo visto? Che la quota glucidica veniva gestita molto molto bene, soprattutto il giorno della ricarica. Quindi da questo punto di vista quel che abbiamo pensato è di provare, iniziare a provare un po' delle strategie di peaking, e la prima strategia classica è stata una scarica durante tutta la settimana e una ricarica proprio a ridosso della gara. Questo perché fondamentalmente volevamo vedere come funzionava questa tipologia di ricarica, ossia il front loading, perché l'atleta gestiva bene i carboidrati, quindi si tratta di una strategia che funziona bene in questi casi. Non c'era spill out, l'atleta si vedeva in realtà molto asciutta, vascolarizzata proprio il giorno della ricarica, quindi conveniva far combaciare questo giorno ovviamente a ridosso della gara. Normalmente altre strategie di backloading, quindi di ricarica prima della gara, magari il lunedì, se abbiamo la gara nel weekend, funziona quando l'atleta tende a tirare acqua, quindi fare il cosiddetto spill out durante una fase di preparazione, durante la ricarica. In questo caso ovviamente non possiamo permetterci di fare questa ricarica troppo a ridosso della competizione, ma questo era il caso. Quindi abbiamo provato questa prima tipologia, più o meno l'input calorico è rimasto sempre lo stesso, abbiamo semplicemente redistribuito i macros e in particolare i carboidrati. Quarta settimana, questa prova di peaking era andata molto molto bene in realtà, abbiamo semplicemente redistribuito i giorni per far combaciare il giorno della ricarica più importante proprio con il giorno della gara, quindi quello che sarebbe stato il sabato, proprio perché vedevamo che la risposta alla ricarica era eccellente proprio il giorno della ricarica, molto più del giorno dopo. Quindi abbiamo redistribuito un attimo queste cose, ma l'input generale settimanale è rimasto identico, e da un punto di vista di allenamento invece la performance sugli esercizi madre migliorava. L'unica cosa, l'atleta un po' satura sul cardio, quindi abbiamo tolto lo Stairmaster, che è molto molto faticoso, abbiamo semplicemente inserito dell'IS sul tappeto, quindi una camminata veloce, e abbiamo però siamo intervenuti su quello che è il volume di allenamento, ossia riduciamo il cardio, ma nella sessione pomeridiana, che prima era solo cardio, mettiamo poco cardio ma inseriamo anche un po' di volume su distretti più piccoli, quindi sostanzialmente facciamo la B giornaliera, e questo aumento di volume ci ha permesso di rivedere un attimo la split e organizzarla meglio anche in funzione di quelle che erano le carenze muscolari. Sempre una sessione di 3 volte a settimana per gambe, quindi 3 sessioni settimanali sulle gambe, ma per il resto siamo intervenuti più sul dorso cercando di creare ampiezza e sempre meno volume per le spalle, che
erano un po' il punto forte, ma che facevano un po' perdere le proporzioni muscolari. Ok, dalla quinta settimana la condizione era molto vicina a quella della gara, avevamo avuto un ottimo riscontro e più o meno eravamo nei tempi. Quindi abbiamo deciso di fare uno step successivo. Visto che non rientravamo bene in categoria per una questione di volumi, abbiamo pensato di cercare di far arrivare l'atleta abbastanza depletata, quindi puntare poco sui volumi, ma quanto più granitica e dura possibile. Per far questo abbiamo deciso di impostare e tentare delle strategie di picking anche manipolando i sali e l'acqua. Quindi poi, per vedere la strategia specifica che abbiamo utilizzato, di nuovo c'è qua sotto il link per scaricare il programma. Generalmente l'idea era quella di farla arrivare parzialmente disidratata al giorno della gara, quindi ovviamente non in uno stato di disidratazione, però diminuire sicuramente l'apporto idrico il giorno della gara e cercare di puntare sui sali per veicolare quanta più acqua possibile all'interno del compartimento intracellulare e lasciarne meno possibile in quello extracellulare. Ora, ho parlato nel video della ritenzione idrica di un po' come funzionano queste strategie, questa manipolazione dei sali, ho accennato qualcosa, comunque per tutto il resto ci avete il programma qua sotto. Questa è stata la strategia e abbiamo impostato la prima prova in questa quinta settimana, Ora, sesta settimana, ci avvicinavamo al giorno della gara, la prova di picking era andata bene, l'uniche modifiche che abbiamo fatto in questo caso sono state quelle di abbassare ancora un po' i carboidrati il giorno della ricarica, proprio per ridurre i volumi che venivano presi in concomitanza della stessa, e rivedere l'apporto proteico. Nella fattispecie abbiamo deciso di iniziare a diminuire un po' le proteine nei giorni di ricarica, lasciando soltanto degli amminoacidi essenziali. Questa è una strategia molto molto interessante perché permette di non avere problematiche gastrointestinali e assicurarsi comunque un determinato apporto proteico. Però se vi interessa nello specifico, magari scrivetelo qua sotto nei commenti, perché si tratta di tutt'altro argomento e magari lo tratto in un successivo video. Comunque abbiamo fatto queste impostazioni e anche la sesta settimana è andata. Vediamo come ci siamo comportati nella settima. Ora, dalla settima settimana avevamo due ultime prove di picking, abbiamo ulteriormente abbassato i carboidrati, ma di pochissimo, i giorni delle ricariche, che erano soltanto due, venerdì e sabato, e abbiamo rivisto la split in modo da lasciare l'ultimo allenamento il mercoledì, quello di gambe, nel senso l'ultimo allenamento di gambe il mercoledì, poi la split continuava, però con allenamenti abbastanza blandi, questo perché gradualmente abbiamo iniziato a diminuire il volume e l'intensità, in realtà questo a partire dalla quinta settimana. Qua però la diminuzione di volume e intensità era già un po' più precisa, perché era l'ultima prova di picking, quindi anche per questo abbiamo lasciato l'ultimo allenamento di gambe al mercoledì, perché volevamo vedere l'aspetto e la condizione dell'atleta al sabato. Da un punto di vista di picking non abbiamo toccato niente e abbiamo giusto diminuito ancora un po' le proteine, ma negli altri giorni, sostituendole anche in questo caso con una trentina di grammi di amminoacidi essenziali. Abbiamo valutato la condizione e il sabato la condizione era spaziale, ormai era pronta per salire sul palco, c'era soltanto da ripulire un po' tutto e fare gli ultimi aggiustamenti per l'ottava settimana, che sarebbe stata la settimana della gara. Allora, quest'ultima settimana il peso era di 55,2 kg, l'ultimo peso gara era di 51,9 kg, e quindi dovevamo un po' scendere e perdere d'acqua. Quello che abbiamo fatto è stato impostare più o meno un tapering, ossia una diminuzione e uno scarico dell'allenamento, uno scarico attivo. Sostanzialmente il dogma è stato: vai in palestra e cazzeggia, divertiti e non ti spremere più di tanto. Alte ripetizioni, più o meno un buffer quando si trattava di carichi un po' più impegnativi, un volume abbastanza costante in realtà, perché eravamo comunque scesi, e allenamenti abbastanza blandi. Quindi questa è stata la prima scelta. Scelta che ci ha portato ovviamente a perdere tutta l'acqua, tutta l'infiammazione che c'era in acuto, che ovviamente non era cronicizzata, e ci ha portato a raggiungere il giorno della gara il peso di 51,9 e il momento prima di salire sul palco, insomma proprio a ridosso della competizione, addirittura 51,4 kg. Ora, per quanto riguarda invece la gestione della ricarica, abbiamo lasciato il venerdì la ricarica che avevamo impostato prima, quindi la impostazione della settimana è rimasta stessa. L'unica modifica è stata il sabato, perché sabato era il giorno della gara, quindi quel che abbiamo fatto è semplicemente dire di portare gallette, miele, anche del prosciutto, gli amminoacidi essenziali dietro, e avremmo deciso tutto quanto sul momento. Lo scheletro era quello impostato per la ricarica perché aveva funzionato,
però ovviamente anche là devi valutare un po' le tempistiche, dovevamo vedere come andava il pump, come era l'atleta, quanto era fresca, se accorpavano delle categorie, se ci mettevano più tempo, se c'erano dei ritardi, quindi ovviamente abbiamo gestito tutto là sul momento e abbiamo deciso, in base a come andava la questione, innanzitutto di differenziare il pumping, nel senso fare un pumping molto più aggressivo sui glutei, addirittura sui glutei sì, prima di salire sul palco figure, e poi nel momento in cui si saliva sul palco per la physique, che si vuole un po' una proporzione maggiore tra upper e lower, allora abbiamo inserito anche del pumping sull'upper. La ricarica l'abbiamo fatta pochissima con i carboidrati, abbiamo inserito invece del prosciutto, ossia grassi e sodio, abbiamo gestito un po' le quantità e le tempistiche in base a quando dovevamo salire sul palco, come andava in termini di pienezza muscolare e di vascolarizzazione, quindi abbiamo seguito tutto quanto sul momento, e anche per questo, per maggiori dettagli, c'è tutto quanto scritto nel programma che trovate qua sotto. Quindi questo è tutto, abbiamo fatto una bella gara, siamo stati molto penalizzati dal posing che non eravamo riusciti a curare bene, l'abbiamo curato in stanza d'hotel prima di andare e solo quello siamo riusciti a fare, e però comunque è stata una bella gara, siamo stati tanto tanto soddisfatti della condizione, perché è stata una condizione mai raggiunta, la cosiddetta top condition. Quindi questo è tutto, per qualsiasi informazione potete scriverla qua sotto nei commenti, per il resto c'è il programma, e ovviamente con l'acquisto del programma c'è la possibilità di accedere al gruppo privato, che poi è quello comune a Zeus, e nel gruppo potete fare tutte le domande che vi vengono in mente, sia sul programma sia altri spunti di cui avete bisogno, e ovviamente per riadattare il programma su di voi, quindi per questo c'è assolutamente un'assistenza continua sia da parte nostra sia anche dai membri del gruppo, e c'è tanta tanta solidarietà, c'è un bellissimo spirito. Quindi per questo è tutto, io spero che il programma sia apprezzato, sia apprezzata questa iniziativa, prossimamente uscirà Era, però adesso concentriamoci su questo Road to Pro, e fatemi sapere che cosa ne pensate. Con questo vi rimando al prossimo video.